Luca Bernasconi, la Don Bosco forse si è svegliata tardi per arrivare e completare la rimonta. Sì, si è svegliata quando ormai non c'era più tempo per recuperare questa partita, per rimettere in piedi la partita. Purtroppo abbiamo iniziato male il primo quarto d'ora del secondo tempo, dove la partita si è compromessa e non siamo più riusciti a rimetterla in piedi. Le ambizioni comunque rimangono immutate per voi? Sì, assolutamente, anzi questa è una battuta d'arresto che magari ci farà tornare un po' con i piedi per terra, perché un po' di euforia dell'anno scorso che ancora ci portiamo dietro e la vetta della classifica, magari un esame di coscienza non ci farà male. Fabrizio Infanti, tre quarti di gara quasi perfetti, avete accelerato soprattutto nel secondo tempo, poi che è successo? Vi siete un po' rilassati o la Don Bosco vi ha messo in difficoltà? Senza dubbio è la squadra più forte che abbiamo affrontato fino ad ora, è la squadra che secondo me può vincere tranquillamente il campionato, siamo contenti di averla battuta, poi naturalmente è uscita fuori perché è una bella squadra e siamo contenti per i tre punti. Oggi probabilmente si è visto più di altre volte che in settimana avete preparato bene questa partita. Venivamo da tre partite che non siamo riusciti a vincere, pur avendo iniziato molto bene, vogliamo vincere e ci siamo riusciti. Questa PR secondo te dove può arrivare sinceramente? Speriamo il più lontano possibile. Roberto Iacobacci, vi siete divertiti a fare questo scherzetto a quella che era, insomma, la capolista Don Bosco, comunque forse una delle migliori prestazioni fino a questo momento? Sì, è una prestazione comunque da squadra, abbiamo dimostrato di essere vari tecnicamente e anche caratterialmente, anche se all'ultimo abbiamo un po' compromesso la prestazione, però fortunatamente è andata più che bene alla fine, importante erano i tre punti. Nel finale che cosa è successo? Vi siete rilassati troppo voi, sì, o è venuta fuori anche la squadra avversaria? È una pecca della squadra ormai dall'anno scorso, ci sono dei cali di tensione, cerchiamo di compensare a livello tecnico, diciamo. Però dobbiamo migliorare sicuramente su questo punto di vista. Lo chiedo anche a te, dove può arrivare questa PR? Bella domanda, potrebbe arrivare più in alto possibile, cioè l'importante è rimanere nel gruppone, poi piano piano si vedrà, insomma. Ci sono tutte le buone controllate, arriva fino in fondo, ma... si vedrà, insomma.